Buongiorno, buon sabato. Oggi cose facili, mi raccomando, che qua stiamo conciati malissimo. Vi aspetto, io il mio caffè e partiamo. Dovrei aver chiesto a madre di avvicinarmi tutto quello che mi serve. Se mi manca qualcosa, vediamo se possiamo farne a meno. Tipo la taglierina non le ho chiesto, ma davvero? Aspettate che magari quella riesco da sola. Ok? Perché la taglierina comunque ci serve. Buongiorno! Non ci serve? Non so dove metterla, però la appoggio qua. Buongiorno! Buon sabato! 5 agosto. Allora, buon pomeriggio, buon sabato, buon weekend, buone vacanze se qualcuno di voi è in ferie. Il mio corpo mi sta dicendo che è ora di fermarsi un attimo. Reduce dalla prima puntura, ieri sto un po' meglio, ma diciamo che star bene è una cosa diver molto diversa concettualmente parlando, ecco. La schiena meglio, meglio, però sono ancora piuttosto limitata nelle cose che riesco a fare, ma va bene. Quindi oggi una cosa semplice, ho rubato le fustelle dalla borsa della Braguti, però mi ha dato il permesso. La fustella del Babbo Natale, ricordatemelo che ve la metto ordinabile, mandate magari un messaggio su Messenger, così lo vede Chiara e poi me lo dice, che io sicuramente me lo perdo. Diciamo che ho dormito, che adesso non mi fa più male ad ogni passo, ieri era veramente difficile, però non riesco ancora esattamente, cioè a seconda di come mi muovo mi fa ancora parecchio male, non mi posso chinare, insomma, è interessante. Ci sarà di avere la fusta? Sì, certo, domani mattina vi pubblico tutti i prodotti singoli. Ultimamente con le release sto facendo così che il giorno prima vi faccio ordinare i bundle, perché i bundle tendenzialmente li facciamo un po' on demand, quindi così quantomeno domani ho un'idea di quanti ce ne sono da fare e li prepariamo. E domani vi pubblico tutti i prodotti, quindi potrete comprare la ceralacca e sigilli, anche solo un sigillo, anche solo i bastoncini di ceralacca, gli stick e non necessariamente il bandolo, ovviamente, non vi preoccupate. È una brutta compagnia, mamma mia, guarda, davvero. La fustella della busta, sì. Allora, breve storia triste del live facile che voleva fare la Clay. La Clay era convinta di avere ancora un paio di buste, e invece no. Perché quelle che spuntavano da dove erano le buste sono i fiocchi di neve, quelli grandi, i fiocconi di neve, quindi l'ho messa ordinabile. I punti si possono, il sistema ve li lascia scaricare. Sì. Davvero, Rachele, sono contenta, piace tantissimo anche a me. Ed è comunque sempre colpa della Marianna. Però vabbè, è anche un po' della Braguti, ecco. Sono finite, ma ve le ho messe ordinabili. Se aggiorni, dovrei averla resa ordinabile. Se non è così, ditemelo che faccio un salto al PC e lo vado a vedere. Non lo porto qua perché non saprei poi come maneggiarlo con la schiena così. Però sì, l'ho resa ordinabile perché oggi volevo usare quella nel live e addobbarla con l'addon di Halloween. Peccato che non ce l'ho. La Braguti non l'ha comprata, non so esattamente bene perché non l'abbia presa, perché cioè, la busta è tanta roba. Comunque adesso l'ho riordinata, ce l'ho nel carrello, devo solo chiuderlo questo carrello. Arriverà ovviamente dopo la nostra settimana di chiusura, però così la Clela può provare, perché quella lì ci serve anche per il calendario dell'avvento, per il nostro December Daily, perché è bellissima. Oh, sono contenta che vi piaccia. Domani la vediamo tutta bene nel dettaglio, anche se diciamocelo a furia di uno spoilerino qui, uno spoilerino là, un altro spoilerino qua, un'anticipazione piccola, piccola. In pratica ve l'ho fatta vedere praticamente tutta. Vabbè. Non diciamo niente a nessuno. Nel weekend tecnico e uomo del sito non lavorano, quindi insomma. Buongiorno, ben arrivati. Se mi prendo il caffè, se mi vedrete saltellare, cioè non mi vedrete saltellare, ma se vedete che mi sposto è perché faccio un po' fatica a stare ferma nello stesso punto. Chissà che cosa ho fatto, devo aver pizzicato qualcosa con la schiena. E vabbè, la vecchietudine. Oggi andiamo di gnomi perché volevo provare la fusta della busta, ma la Barbuti non l'ha presa. E quindi, cioè, non mi è venuto in mente nessun altro, non ho controllato, ma le ho chiesto se potevo usare la sua morte dancing e così insomma, però
Adesso recuperiamo perché me la sono riordinata. Tra l'altro, mi accorgo con orrore che ieri ho fatto la manicure con grande fatica, tra l'altro, per avere le mani in tinta con la nuova collezione e questo non è rosso, ce l'ho fatto con una luce che non andava bene. Sono molto triste perché non... Aspettate che prendo... Cosa posso prendere che sia prendiacolo? Ho delle cose che posso prendere nonostante la mia schiena. Vediamo. Vabbè, forse un po' me la cavo, ma sapete che io ho dei grossi problemi. No, non ci azzecca veramente niente, sono molto triste. Potrei anche decidere di rifare quelle due unghiette lì, ve lo dico, perché un po' mi infastidiscono. Comunque l'OCD che c'è in me, il disturbo ossessivo compulsivo relativo ai colori, non mi piace. Hai mai fatto una risonanza magnetica? Alla schiena no. Alla schiena non l'ho mai fatta, dici? Magari mi faccio vedere anch'io col mal di schiena. Tiziana, te come stai? Aspettate che i commenti sono troppo veloci, sono disponibili solo carico i prodotti singoli domani. Niente, sì, domani le facciamo la presentazione, però la classe sta valutando, cioè, oddio, a video quasi, però non è rosso, sono molto triste. E vabbè, ci ho fatto tanta fatica ieri. Tutto da rifare, esatto. Potrei anche fare così. Salve, adesso chiamo i fornitori in Cina. Buongiorno, mi sono accorta di un problema. Ah, Bartolini ti ha consegnato il pacco oggi. Bene, da video non si nota. Grazie, Carmela. Lo so che lo dite solo per farmi stare meglio. Non me ne ero accorta. E con la luce di ieri sembrava rosso. Vabbè. Non lo so, adesso lo va, vediamo come va dopo il video, se non sono troppo stanca lo rifaccio. Ah, caspita, davvero, Rachele? Io alla schiena non l'ho mai fatta, devo dire che non mi capita frequentissimamente, però quando mi capita, capita bene, insomma. La busta di Spellbinders, sì, la Envelope of Wonders mi sembra che si chiami. Me l'ho messa ordinabile adesso sul sito perché volevo usarla e ho scoperto di averla finita. Ed ero molto triste. Non si vede, lo lascio così. Sono un po' tristina lo stesso perché ieri stavo veramente male con la schiena. Quindi, quando mi sono messa lì, prendi il fornetto, stai lì. No, perché assolutamente le unghie devono essere a posto per la collezione. Perché questo è un problema di cui dovrei parlare con uno bravo. Ecco, uno molto bravo. Ricrea la stessa luce. No, faccio di peggio, Lorenza. Preparo le collezioni con le palette che mi piacciono, insomma, come cose. E poi compro gli smalti se non ce li ho. E certo. Quello dell'ospedale. Ma davvero, Romina? No. Romina, tra l'altro ti è arrivato il nostro pacco. Non è che per caso ti manca questo? Me ne sono ritrovato qua. L'ho lasciato in giro. Ci serve uno molto molto bravo, sì. Adesso bevo il caffè, che ormai sarà super freddo, ma va bene. Non ci facciamo mancare nulla, esatto. Aspetta che adesso rimetto le carte, ma si vede, vi dico che si vede fortissimamente perché io avevo in mente un altro colore, perché ho un colore che è esattamente quel rosso lì e porca paletta li ho confusi. E non va bene, aspettate un attimo. Allora, aspettate che adesso è faticoso qua. Questo lo poso qua. Cioè, il mio smalto è fucsia. Sono molto triste. No, anche il cervello, tizio, quello già da tanto. Cioè, l'unica cosa che mi dicono quando dico l'età che ho, oh, me lo dimostri assolutamente, ma ti farei vedere due cartelle cliniche, poi vediamo. Però niente. Sei stato operato con la cervicale, davvero? Io per ora ho fatto i miei quattro interventi alle ginocchia e quelli ce li abbiamo. Con la schiena, quando mi capita, probabilmente troppo. Dici una passata, ma poi lo devo levare con una fresa di quelle meccaniche. Con la tallonite, ma no, anche l'anno scorso, vero Vania? No. A video non si vede la differenza. Io vi voglio bene perché me lo state dicendo perché mi volete bene, però io lo vedo che lui vira sul lampone, vira sul fucsia e invece questo no, vira sul mattone. Io sono triste.
Adesso vedo, se me la sento dopo cena le rifaccio quelle due, tanto sono solo due. Meno male che non ho fatto il contrario. Mi sembra settimane fa. Ok, troverò quelli a cui mancano. Cioè. Perché li ho appoggiati mentre cercavo delle carte, quei chipboard, e poi ho preso le carte e sono andata via. E quelli sono rimasti lì. È un tono. Guarda che il verde ce l'ho, però non mi sento più l'età per mettere lo smalto verde. Sì, il December Daily ci sarà come lo scorso anno, Maria. Sì. Assolutamente, farò le grafiche gratuite che escono un giorno alla volta e per chi vorrà farò prenotare la versione stampata. Come l'anno scorso, solo che sto già iniziando a mettere via i prodotti perché Maria quest'anno le collezioni di Natale hanno iniziato a mandarcele a maggio, quindi non lo so, io già che sono un po' sballata con l'orientamento temporale di mio, sto un po' in confusione, però sto cercando di reggere botta, quindi metto via e via. Mai per te una novità, beata te. No, io devo dire che il primo colpo della schiena, il primo colpo della strega ve lo posso raccontare intorno poco prima del mio 23° compleanno. Stavo sollevando la vaschetta delle tartarughine d'acqua, 1,20 kg, e mi sono bloccata. Sì, però ai tempi, cos'erano quando avevo 23 anni, 22-23 anni, tardi anni 90, inizio 2000? Si andava in giro con la pancia scoperta e quindi con la schiena scoperta perché ero giovane, quindi ci poteva pure stare, ecco. Tuo figlio è un terremoto, ma è piccina, Maria. Sì, il calendario dell'avvento ormai è una nostra, il nostro December Daily è una tradizione, insomma, finché ce la faccio lo faccio, molto volentieri, è una cosa che mi piace molto anche proprio tenere per me, in termini proprio di ricordi. Sapete che per me il memory keeping è sempre super fondamentale, quindi è un po' come la nostra collezione di Natale ad agosto, no? Con il trattore o senza. Vi dico che fino a che ho guardato nessuno aveva comprato il bundle senza il trattore, così. E la Braguti non prende una percentuale. ruba tutte le tue cose, amore. Una scrapperina super in erba. Allora, dunque, adesso online trovate, ve lo racconto adesso, ma domani mattina vi spiego tutto meglio. Vi ho messo i bundle ordinabili adesso, lo ridico per chi è arrivato magari solo ora, perché in questo modo vediamo più o meno quanti ne dobbiamo comporre, perché quelli li facciamo abbastanza on demand. Se finiscono, non vi preoccupate, se c'è scritto ordinabili o ordinati, è solo che io ne ho dovuto mettere un numero indicativo per il sistema, ma tanto li componiamo mano a mano che vengono richiesti fino a che sarà attiva l'offerta, quindi non vi preoccupate. Andate pure, trovate un bundle che ha tutto, quindi ha la collezione con le carte, il rivestimento bello macetato, tutti gli abbellimenti e la fustella del trattore. Uno con tutte queste cose senza la fustella del trattore, e poi vi ho messo il bandolino della Ceralacca che ha i due sigilli, le sfere di Ceralacca e gli stick. No, niente stick, scusate, due sigilli e le sfere di Ceralacca. Gli stick li ho lasciati a parte perché sono quelli un po' meno richiesti. Prendere il trattore era quasi d'obbligo, assolutamente. Allora, dunque. Oggi volevo usare la bustina, dovevo fare qualcosa di semplice perché, come vi dicevo, faccio un po' fatica a stare in piedi e sballonzolo un po' da un lato all'altro del tavolo perché ho male, perché quando si è giovani funziona così. Volevo usare la Envelope Wonders della Spellbinders, ma l'ho finita e non me ne ricordavo più. E quindi ho chiesto in prestito queste fustelle. Aspettate che faccio fatica a leggere i commenti. Però nel calendario dell'avvento, fino a quando ordinabile, si possono anche unire prodotti. Allora, se mi riesci a fare un ordine solo col calendario dell'avvento di Spellbinders è meglio perché poi logisticamente riusciamo a gestirli meglio. Io fin tanto che li riesco a ordinare ve lo lascio aperto. Credo che non ci siano scorte infinite, di conseguenza a un certo punto vedrò che non è più ordinabile e quindi chiuderò tutto. Anche se non ha preso il trattato. Allora, Morte Dancing per gli amici, Dancing Queen è diventata Dancing Death, è la fustellina di Halloween di Spellbinders che forse più ci è piaciuta e potrebbe forse essere la nostra very favorite, la nostra number one, la preferita di questa stagione di Halloween, perché è bellissima. Cioè,
Allora, Morte Dancing per gli amici, perché praticamente ha lo stesso identico meccanismo dell'ognomo, della Holly Jolly, che vi ho riportato avanti, in caso qualcuno lo volesse ancora prendere, di modo che possiate avere il meccanismo, questo qua. Credo che il meccanismo si possa in realtà anche costruire, anche se non ho un bundle, scusatemi, un punch della dimensione giusta, ma adesso vediamo. La proviamo. Perché dancing? Perché praticamente attraverso questo gancetto la si fa dondolare. È bellissima, cioè piace pure alla Nadalutti che non le piace Halloween, che non si capisce perché, però insomma, non può non conquistarvi. È meravigliosa. È veramente bellissima. Poi le ho rubato anche la fustella degli gnometti con le donne di Halloween. No? E poi qui ho delle strisce di carta per fare dei tagli. Vi faccio vedere. Allora, condividiamo un po', vediamo se la Clea riesce a prendere, perché mi sono posato in un posto. Ok. Allora, stamattina ho recuperato un pochino di arretrati e ho ordinato le nuove fustelle. Allora, qui c'è il nostro timbro nuovo che adesso poi lo proviamo. La macchina con gli gnomi è ordinabile, perché è finita pure quella, Vania. Allora, qui c'è il paperotto che devo ancora provare. Le due nuove scrittine saranno speciale e auguri. Adesso vi faccio vedere le scritte. Vi faccio vedere la postellina. La mummia dentro. Dobbiamo controllare. Guarda, scrivi su Messenger piuttosto, perché tanto trovo per me, adesso sono chiusi. E se ve la mettiamo ordinabile. Io credo di sì, però. E poi speciale, che mi sembravano perfette, insomma, in questo momento qua storico. Poi le fustelline degli animaletti. Ah, ma ho dimenticato la bustina, davvero? Ma davvero? No. Allora, vi faccio vedere l'orsetto a cui devo dare un nome. Ho fatto solo una modifica, adesso poi vi spiego. Allora, sono tutti bianchi i miei animaletti prova, perché il fornitore mi manda una fustellata di tutto e io per pigrizia li sto provando così. Allora, lui è il nostro orsetto, che già così è delizioso. Ha una donna che è il fiorellino, di cui ho perso, lei ha perso il gambo, però c'è, ve lo giuro, c'è il gambo. E ha il cappello da pirata, da cui ho tolto il teschietto perché veniva brutto, non mi piace come viene qua. Mina non ritorna per il momento, no? Queste sono quelle di settembre-ottobre. Come si dice? Ho messo due ossa incrociate, quindi abbiamo la possibilità di mettergli il cappellino da pirata e quindi mi sembrava carino. Sì, è comprabile assolutamente da sola da domani. Abbiamo un lato sweet col fiorellino e un lato con la benda. Devo trovargli un nome. E volevo farvi vedere anche il panda. Fatemi andare a vedere di là se ho lasciato la bustina in salotto. Concedetemi un secondo perché vado un pochino lenta. Arrivo. Allora, qui ci sono tutte le altre fustelle che ho provato. Voilà. Vi faccio vedere il panda. Il panda e l'orsetto sono le prossime due. Anche col cappello del gufo, sì, poi possiamo usare gli attrezzi. Il panda è double-sided. Abbiamo viso e sederino. Orso bucaniere, l'orso yoga, non lo so, devo riflettere, ci ho preparato gli inserti, devo mandarli tipo domani perché altrimenti non arriveranno mai più. Di solito la benda si passa agli occhiali. Il panda è bellissimo. Cosmo, dici?
Non so, ci penso, lui è così. È bellissimo. È bellissimo. Con lo stesso, ma questo orsetto qua è abbastanza tipico, no? Comune nel mondo. Quando ho trovato sta grafica, ho dovuto interpellare Daria per aiutarmi, però mi sembrava così bellino. Non lo so. E il panda, adesso vediamo. Il panda versione culo e versione face. E adesso allora trasferisco anche lui qui. Devo ancora provare il paperotto su cui ho fatto fare un paio di modifiche, ma non l'ho ancora provato perché il paperotto. Noi abbiamo. Il koala ha perso. È terrificante così. Ha perso un occhio. Adesso glielo riattacchiamo. Scusate un secondo. Al koala credo che toglierò questo coso qui sotto. Vabbè, che in bianco fanno tutti un pochino specie, che sembrano tutti malati. Vediamo. Non mi dire che neanche tutto non funzioni, che ho lasciato la colla buona di là. Seriously? Ok. Allora. Gli occhietti. Perché hanno tanti strati se volete fare l'occhietto colorato e quindi. Però. Lui è molto bene, lui è molto carino. Però devo riprovare un attimo il paperotto, perché il paperotto non sono neanche riuscita a fare le prove gli assemblaggi delle fustelle nuove, perdonatemi, è un periodo veramente intenso. Questo qui è il paperotto. Ho fatto fare qualche cambiamento sugli occhi perché non mi piaceva tanto come era venuto. Guardate, vediamo un attimo. E questo è il nostro, questa è quella di Natale. Lei avrà bisogno di un nome. Allora, vediamo, dovrebbero averlo risolto. Adesso poi apro anche le costelle di Spellbinders, però sì, dovrebbe essere praticamente a posto, perché il problema era sugli occhi. Sì, adesso vanno bene, non mi piacevano tantissimo gli occhietti come erano venuti, e infatti qua abbiamo il becco che va bene così. Oh, è molto carino anche lui, la renna è meravigliosa, Giulia. Poi mi hanno fatto le lucine, quelle lucine meravigliose che le posso incastrare veramente. Cioè, io ho fatto il filo di luci, nella fustella avrete questo, che si incastra nelle sue corna, no? Adesso c'è il filo vero, però sono molto felice. Ok, questo lo assembliamo dopo, così posso dare anche l'ok per questo qui. Le fustelline ve le ho fatte vedere, organizzata come, boh, cioè pessimamente. Ah, qui c'è la panchina. Devo anche. È un alce. È un alce. Devo anche provare la panchina. Giuro che lo faccio in questi giorni. Se ci avanza tempo, magari lo facciamo oggi, che ha due pezzi, cioè se non ce la faccio a provarla, due sberloni mi do. Ok, così. Allora, Morte Dancing. La apro delicatamente, non garantisco di riuscire a preservare tutte le bustine. Oh, hanno il foglietto, belline. Allora, tolto che forse. Ah, ma forse in realtà non serve l'altro pezzo, possiamo fare anche senza, secondo me. Allora, fatemi tenere qua. Dunque, ci serve un bel viola, perché lei è di viola vestita. Qui c'è il faccione che sarà nero. Allora, io avevo tutti i miei ritagli qua, che ho detto, adesso li sposto, li appoggio. E magicamente li ho fatti sparire. Li ho messi. Li avete visti anche voi, vero? Non erano solo nella mia testa. Li ho spostati. Ah, sono qua. Ce la posso fare. Perché pensavo che il gancetto ci servisse. Perché in realtà il gancetto legnomo serve perché è legato alla. Adesso l'ho capito. Perché è legato alla. Vedete, pensavo che questo qua potesse essere universale. In realtà con questo possiamo metterci su qualsiasi altro personaggio, ma non è fondamentale. Non avevo capito. Fermi, fermi tutti. Allora, viola. Più viola. Così. Questa è quella di. Questa è la carta di maggio. Oh, ma io ho la Big Shot completamente impegnata. Tra l'altro, il fornitore di cera lacca mi ha chiesto se poteva darmi, se avevano delle spatole. Se faccio l'abbonamento. Sì, esatto, parte con queste due, Sara. Ho chiesto se aveva delle spatole in silicone da farmi provare. Mi ha detto sì, te le mando. Cioè.
e Tiffany, ma mi ha mandato anche tutti questi altri, ma e Tiffany, quindi ok, ma mi vedo malissimo a togliere la cera dei sigilli con questo, però vabbè, perché questo è un problema mio, adesso li poso qui dietro, svuotiamo la big dalle cose che ci ho messo su. Soletti, che però non possiamo mettere troppo in basso, che se no... Ok, allora, fustelliamo questa. Senti, prude la schiena, esatto, ma insomma, per i sigilli è un filino scomodina questa cosa, ecco, no? Meno male che sei d'accordo con me, perché mi sentivo un po' strana. Recuperiamo del nero. Ho farbacco, non mi sono presa il nero, ma adesso lo vado a recuperare. Vado a prendere un mio foglio. Non tutti come noi collezionano. Sì, no, beh, alcune magari ogni tanto ha senso che siano coordinabili tra di loro, no? In questo caso non serve. Era tutto in my head. Ah, questo l'avrei potuto fare insieme, invece facciamo un altro. È un tantino scoccio, cioè io nel senso. Allora. Io sono una personcina molto scoordinata, ma nel momento in cui mi ritrovo ad avere in mano il sigillo con la cera calda, sta roba qui, non so. Poi se mi dite che funziona, io ci provo, non garantisco assolutamente sui potenziali risultati, però. Allora, tagliamo anche questo che me lo sono dimenticata. Devo girarmi completamente perché le torsioni a metà potrebbero lasciarmi qui. Meno male che c'è Giulia che ci guarda, che nel caso mi assiste. Allora, così, e questo lo mettiamo qua. Ci serve il nero, il bianco, ma il bianco lo possiamo prendere da un foglio qua. Così, questo è bianco, sì. La cera lacca dal cucchiaio. Ah, è tipo una Marisa. Ah, ma io gli ho chiesto un'altra cosa. Io gli avevo chiesto la spatola per poter pulire bene il sigillo per fare i lavori con più colori. Quindi, allora, bianco e questi qui invece. Aspettate che mi guardo. Ah, questo qui. Allora, questi qui sono i due pezzi di qua, però questa qui è la manina, quindi in realtà va bianca, vedi? La clay li avrebbe uniti in maniera diversa, perché questo va nel bianco e questi due qua cosa sono? Questa è la manina, non capisco questi due. Qua, queste sono le due mani, e questo che cos'è? Voi lo capite? Qui c'è il bastone. No, queste qui sono le due mani. Renata l'alce addobbata, è molto bello. Queste sono le mani, l'ho capito. Non so cosa sia questo pezzo qua che è insieme alle lame della lancia. Della lancia, insomma, del bastone. Adesso vediamo. Intanto tagliamo questo. Ma la lama della falce è questa qui. E questo pezzo sotto, che cos'è? Il pezzo sotto qua, questo qui. L'interno degli occhi. Ma è tanto, dobbiamo fustellare questo nel nero. Allora, fustelliamo questo intanto. E abbiamo lui e le manine. Mi serve del nero per questo. Quella è la falce. Ah, il resto della manica, dici? Quello da cui esce, potrebbe essere che l'interno. Boh, allora, fustelliamo questo intanto nel nero che devo andare a prendere, aspettate. Allora, ne tagliamo una striscetta.
La mano bianca, però le mani secondo me sono queste, cioè avrebbe senso che fossero quelle lì. Vediamo, adesso tagliamo intanto una striscetta di questo. E ci tagliamo questo qua. Il polso della tunica, sì, deve essere l'interno della tunica, che forse in realtà, no, ho sbagliato, non è questo qua, ma è questo. Io farei anche il bastone nero. E a questo punto, questo se è il polsino, andrebbe nero anche lui. Cioè, l'avrei attaccato a questo. Però, adesso taglio. Allora, qui c'è il viso, il bastone. Questo è ordinabile, sì. Aspettate che prendiamo questo. Poi cerco di mettere tutto a posto. E questo allora abbiamo detto essere l'interno della manica. Le lame io le taglierei nel foil. Vediamo se ho un po' di foil argento opaco. Qui ho l'argento nudo, andrebbe bene anche l'argento lucido in effetti, ma se dai, prendiamo un pezzettino di questo. Anche qui è rinfrescato stamattina quando mi sono alzata alle 7, c'erano 15 gradi. Tanta roba. E poi dovrei aver tagliato tutto, vero? Sì. Vado. E poi l'assembliamo. Ok. Allora, mettiamo. Prendiamo la bustina che abbiamo già disperso, pensa, poi mi dice la Bragutti, non stare a rimettermela nelle bustine, non c'è pericolo, cioè, perché le loro bustine le ho già perse. No, tutto bene, boh. Per terra? No. Vabbè, te le troverai comunque in una bustina. Ok, facciamo così. Te le metto tutte insieme, piuttosto delle altre farò attenzione a non perdere la busta. Allora, guardiamo un po' come assemblarla. Ci mettiamo qui un foglio bianco, così, e iniziamo. Mi servirà anche una perduna. Aspettate che zoom un pochino. Cerco di togliere un po' di cose da qui. Allora, questo è il testone. Iniziamo a mettere a posto. Questa è un po' otturata però, vero? Aspettate un secondo che io qua ho Lillo il puntaspilli. Ok. I tondini dovrei averli qua. Quando avevo messo a posto. Allora, direi che è così. I tondini dovrei averne qua, intanto adesso controlliamo. Qui ho ancora le ATC. No. Eccoli qua. I tondini della Tailored. Allora, intanto andiamo avanti, mettiamo il visino, c'è il teschietto. Ciao. Forse l'ho messo al contrario, vero? Secondo me l'ho messa testa in giù. Sì, è così. Scusate, avrei dovuto fare prima questo passaggio qua, ma tanto adesso qua non si vedrà più niente. Non vi preoccupate. Credo che sia giusto così. Così. Poi. No, non è giusto così. No, scusate. Per forza così. Ok.
così. Ce la possiamo fare, abbiate fede. Ok, poi qui ci va il tondino, però questo tondino va appoggiato dove andremo a posizionare la nostra danzatrice. Quindi lo metto dopo. Adesso cerchiamo di sistemarle la manica. L'ho rimesso, ma perché alla fine secondo me è giusto così. Sono adesivi spessorati, sì sì, che i pezzi sono cranio, mano, strato manica, sì, per l'accappatoio, l'accappatoio da ballo, muoio. Allora, le manine, allora vediamo un secondo come può essere messo questo, così, sì, che contiene la... Allora, qui ci vorrà il pezzo della mano... Ah, che però non ho fustellato in bianco, quindi mi serve, mi sa che non l'ho fustellato in bianco. No, ce l'ho in tutti i colori del mondo, no. Ah, ma la mano è quella, scusate, ce la posso fare, così, allora, così. No, sono queste le mani, così. E questa gli andrà attaccata, questa magari potrebbe essere un po' più avanti, così che sì, così che questa ci permetta di attaccare questo così. Così. E questo è fatto. Accappatoio, è meraviglioso. La seconda manina io la attaccherei con uno zinzinello di colla lì. Così. Quindi in buona sostanza tu sei così, non l'ho centrato bene questo, comunque vabbè, non si vede molto perché è bellissimo l'accappatoio, vabbè. Allora montiamo il bastone, se ce la faccio. Ok, così, che sì, dovrebbe essere giusto. Uno è qua e l'altro qua. Cioè, è serio questo bastone, eh? Adesso io ho fatto una scelta un po' infelice di usare il foil, quindi si attaccherà nell'anno del mai. Però ah, ma perché è fatto così? Perché quello gli dà il punto luce, secondo me. Allora, attacchiamo questa qui così. E magari ci facciamo uno sfondo veloce veloce, e così poi possiamo attaccare la Morte Dancing da qualche parte, che è bellissima. Vabbè. Allora, mamma, sei qua? Sì. Ok, credo aver bisogno di aiuto per prendere dei colori. Adesso ti chiamo, quando ho bisogno ti chiamo. Stai lì. Allora, prendo uno stencil che è arrivato da poco, spero di non rubarlo a nessuno. Perfetto, no? Cioè, voglio dire, meglio di così. Questo è della Picket Fence. Se l'ho rubato qualcuno, poi ve lo proporrò scontato, usato da me oggi. Allora, tagliamoci un pannellino. Così. Un pannellino un po' più piccolo, quindi invece di 4 e un quarto lo facciamo 4 per 5 e un quarto. Così poi lo posso mattare di nero e montare sulla base bianca ed è tranquillo. Vediamo un secondo la dimensione di questa signorina, questa Dancing Queen. È fantastica, va bene, è fantastica. Mamma, se riesci a venire un secondo, ho bisogno d'aiuto. No, non ce la faccio, provo neanche a prendere i distress, scusate, ma... Mi serve la scatola degli oxide che c'è lì, se me la tiri leggermente in fuori, guardo, mi serve il grigio o il nero. Me lo cerchi tu? Ok. Allora, intanto tagliamoci anche la mattatura, scopro di avere qui un pezzetto di nero, intanto che madre mi cerca o il nero o il grigio scuro. Allora, vediamo se ne ho abbastanza, 4 e un quarto, non ne ho abbastanza, vero? No, 5 e mezzo, ma forse di qua 5 e mezzo,
per 4 1/4, proprio giusta giusta giusta. Qua non è proprio tanto giusta giusta giusta, così dovrebbe più o meno vestire. Ok, perfetto, grazie. Così, vedete? Allora, io ce l'ho la Stampin' Wheel, ma non la prendo in questo momento. Usiamo un pochino di washi e lo fermiamo. Prendiamo agli estremi, lo fermiamo qua così. Ok. Poi vado a scalare questi dalle parti. Allora, questo stencil è bellissimo. Facciamo un piccolo sfondo, non troppo, non tutto, ma solo un pochino, tipo da questa parte, del volo di pipistrelli. Uso il black suit, ma va bene qualsiasi grigio scuro, qualsiasi nero. Prendiamo un pennellino, un brush che posso usare. Qua non ne ho, che abbia usato col nero, uso questo e poi al limite lo sistemo. Allora, fermiamo anche lui, va, che mi sembra una buona idea. Mi si sono bloccati con me. Ah, ok. Scusate. Mi si erano bloccati i commenti. Aspettate. Se me la tiri leggermente in testa. Ah? Marianna, ti abbiamo nominata prima. Allora, vediamo un po'. Ne vorrei un volo così, in modo che lei possa danzare in mezzo ai pipistrelli. Vado piano piano piano, perché non voglio che sia troppo. Sto usando un cartoncino liscio dei nostri sotto, così. E poi alziamo lo stencil e vediamo come va, se è il caso. Avrei potuto farli anche viola, Vediamo un po'. Alcuni di questi più esterni li voglio un pochino più scuretti. Se è venuto male lo giro e lo faccio dall'altra parte. E qui proprio solo così. Ditemi che non è bellissimo. E qui ci mettiamo poi un piccolo sentiment, magari. Cioè, fantastica. È veramente fantastica. Questo stencil qua adesso, poi, se fossi un po' più agile, andrei a metterlo offline. Adesso lo lascio qui, che magari poi lo usiamo anche per montare l'altra card. L'ho messo lì. Ok. Allora. Vabbè, no, quella roba lì la dobbiamo assolutamente rimediare. Non ci pensavo, non li fermo mai gli stencil, quindi. Allora, come quella roba lì bisogna rimediarla assolutamente. Era così. Scusate, ma piccoli disturbi ossessivo compulsivi crescono. Dov'è il mio brush? Fatto. Auguri a te. Allora, montiamo lei, che così poi possiamo fare la timbrata, o comunque insomma decidiamo dove posizionarla. Ah, ma anche qui. Oh. Vedete che faccio bene a non fermarli mai gli stencil. Adesso lo sistemiamo un pochino. No, quello va assolutamente rimediato. È terribile così. Così. Ok. Si blocca. Facebook, come sempre, ci riserva un sacco di disagi ultimamente. Vabbè, che già ne abbiamo di nostro, ecco, non servirebbero anche i suoi. Così, allora, tipo le salviette qua, però queste sono belle più finite. Ci deve essere un pacco di salviette nascosto da qualche parte.
No, questo è finito. Vediamo se ne ho un altro pacchetto qua. No. Mamma, ho bisogno delle salviette, se le hai lì. Allora. Qui ci metterei un piccolo sentiment. Funziona semplicemente così. Noi adesso lo posizioniamo qua. Così, è fin grande. Benissimo. No, no, l'apro io tranquilla. Guarda che anche mi chiudo. È meravigliosa lei. Fantastica. Allora, lo stencil lo puliamo dopo, perché magari, dicevo, lo usiamo anche per l'altra card. A questo punto però lui dobbiamo attaccarlo al braccio qua, perché così si sposta tutto insieme, che è un po' inquietante, però è meraviglioso. Morte dancing, capisci? Io non so se la Germana mi sta guardando, ma la vedo venerdì. Le chiederò un riadattamento di The Dancing Queen. Questo potevo pensarci prima, ma sono io, non sto bene, figuriamoci. Ok, meraviglia. Dunque, la sua mattatura che io ho con tanta cura ricavato potrebbe essere lei. Sto pensando che forse in realtà potremmo anche farla viola. No, vado a prendere un foglio di questo viola, un foglio intero. Potremmo fare due mappature. Okay. O il contrario. Così. E così. Vabbè, comunque un foglio viola ci serve. No, tu non puoi attaccarti lì, non hai capito. Gli mettiamo un enamelino. Vedete, questa cosa qua era da fare prima. Perché adesso li ho un po' sporcato, ma... Adesso vediamo se con la gomma che credo di avere qui, aspettate che la cerco, mi ricordavo di averla messa qua quando abbiamo pulito un po', ma forse no, aspettate, è deliziosa, guardatela, no, vabbè, così è meravigliosa, posso dirvi? Gli mettiamo le ali del gattostrello. Posso ridere? Tu, io la trovo meravigliosa. Così. Io... È meravigliosa, basta. Adesso la smetto di ridere e cerco una gomma. Cerco una gomma. Eccola qua. I bundle di Natale, no, non li smisto domani. Domani non lavoriamo. Li prepariamo domani e poi iniziamo a smistarli da lunedì. No, adesso qua si è macchiato, quindi dovrei fare un altro pezzetto di stencil per coprire sta roba. Guardate come lo rovino adesso, perché non si può. Tu saresti stato lui. Ma non lo copre neanche. Proviamoci. Che sembra che sia voluto, in realtà non lo è. Arriva a cavallo della falce, no vabbè, sto morendo. Ci servirebbe una slim con le ali qua del gattostrello. No vabbè, è meraviglioso. O la mettiamo in sella Osvaldo. Romina, dove sei? Ti prego. Muoro. È meraviglioso, è meraviglioso. Allora, prendiamo un foglio viola intanto, mi sono persa via. Allora, dobbiamo solo decidere se fare la mattatura, ma io a questo punto terrei il nero qui, che così è già pronto, e il viola fuori, che secondo me è molto bello, sì, è perfetto, e poi lo attacchiamo su una base. Allora, sempre la solita difficoltà di spostamento, scusate, così questo lo teniamo là. È bellissimo, molto densi.
anche la Donato aspetto su questa roba qui. Allora, se era 4 e un quarto, adesso questo mi servirà un 4 e mezzo per 5 e tre quarti. E poi faremo una base bianca apribile, quindi in realtà sarà così. Adesso poi lo sistemo ben centrato. Sì, timbro prima di spessorare. Allora, per timbrare qua, secondo me, allora, ci serve anche la base bianca. Le basi bianche ce le ho qua, vediamo se mi bastano, forse no. Sì, vediamo. Questa però la posso fare a filo. Sì, dovrebbe assolutamente bastarmi. Allora, ah, poi adesso arriva la classe, la prende, così come mi è finita, così come è finita, non l'ho potuta tenere, anzi è andata sotto di, cioè, il sistema ne ha fatta comprare una più di quelle che c'erano, tanto c'è stato ingolfamento, ma io me la tengo una di queste, poi perché è da collezione. Cerco i timbri di Sirius, della collezione dello scorso, di 2 anni fa. Mostro a chi, vediamo se li trovo qua. Eccoli qua, puro fondoschiena. No, domani non lavoriamo, domani presentiamo la collezione, poi cerchiamo di farci passare questo disastrosissimo mal di schiena. Allora, sarà una notte spaventosa tutti insieme per usare. Mostro a chi, la notte dei fantasmi, che paura, che spavento. Io metto, sarà una notte spaventosa. Guarda, le ho ordinate quando sono finite, quindi in realtà inizio settimana, però quell'ordine lì non l'hanno ancora evaso. Secondo me non ce la fa ad arrivare prima che noi chiudiamo, arriverà quando riapriamo. Cercherò di farcela. D'altro canto, una postella di Halloween, posso aspettarla, anche se è veramente bellissima. Cerchiamo di timbrare. Guardate che fa skydiving. È stupendo, è veramente meraviglioso. Cioè, io la adoro, ve l'ho già detto che mi piace tanto, cioè, ma guardatela che fa scritto. No, vabbè, tamarrissima sul trattore, davvero non ho presente. Prendere i Kleenex è stato dolorosissimo, non lo farò più. Allora, così. Esiste la ricarica dello Stazon, però in realtà costa quasi quanto il pad. Io ve lo sconsiglio sempre di prendere i Reinker, salvo che non li usiate per colorare, perché alla fine costa praticamente quanto il pad nuovo. Sì, per settembre assolutamente sì, ma secondo me arriveranno quando riapriamo. Quindi, allora, lei fa skydiving. Io sono innamorata, meravigliosa. Allora, cerchiamo di metterla bene al centro, che sul nero abbiamo delle difficoltà importanti. Così. Dentro potrete... Negli add-on della Befana ci sono i ragnetti che sono deliziosi. L'anno scorso avevo fatto un ragnetto dancing in una card, se non erro. Così, e poi questa la mettiamo qui sopra. Pensate che per la io la amo, per la don del trattore per Halloween mi sarebbe piaciuto fare un qualcosa. Sto guardando che cosa potrei mettere. Ho trovato una piccola rappresentazione della morte, che non, cioè, però questa vince a mani basse. Che il marito che il non marito sta pulendo al posto tuo, pur om. Così, e questa la attacchiamo qua, adesso la facciamo diventare una card che si apre in orizzontale, ed è perfetto. Prendiamo la taglierina. Allora, rimisuriamoti che non... Allora, 4 e mezzo per 5 e tre quarti. Allora, tagliamo 4 e mezzo. Ok.
E 5 e 3 quarti sono prima 11 e mezzo dovrebbe essere. Ok. E facciamo una piega a 5 e 3 quarti. Non ti piaceva Halloween? Non puoi stare in questo gruppo se non ti piace Halloween. Abbiamo convertito inavvicinabili. Che fa skydiving, io l'amo. Ah, vabbè. E ovviamente ho piegato male la carta, ma adesso non si vedrà. Così. No, la presentazione della collezione la faccio domani mattina, quando vi carico anche tutti i prodotti singoli. Adesso ho caricato solo unicamente i bundle, i tre bundle disponibili, i tre bundle che abbiamo pensato per questa collezione, e domani vi carico tutti i prodotti singoli. Questo lo faccio per avere più o meno un'idea di quanti bundle preparare, perché più o meno i bundle vengono preparati on demand, quindi non ne facciamo molti in più perché piuttosto li assembliamo al momento. Dancing Queen. Non hai nemmeno una scritta Buon Natale. Non va bene questa cosa. No, vabbè, io lei trovo che sia splendida. Sono dei geni questi qua. Ok, e lei l'abbiamo fatta. E siamo molto, 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 molto contenti. Che è proprio bella. E questa fustella me la devo tenere perché è assolutamente da collezione, non si può stare senza. Poi dobbiamo fare questa. Io tra l'altro non ho più l'orologio perché l'ho fatto cadere. Allora, Giusy, adesso questa bustina, visto che l'altra l'ho persa, te la metto direttamente qui dentro. Così. Perché così, insomma, sono un pochino più tranquilla. Dunque, studiamoci un po' questa cosa. La macchinina io la farei nera, perché poi la addobbiamo per Halloween. Quindi ci prendiamo questa, e poi della macchina abbiamo tutta questa parte qua, che è il paraurti, queste qui sono le gomme, che io a questo punto farò nere. Se no potrei farla... Aspettate che guardo i foil che ho, perché vorrei addobbarla per Halloween. Però secondo me... Qui ho un po' di questi che sono rovinati. È un po' troppo forse questa, vero? Ma proviamoci. Cosa ne di viola? Beh, si potrebbe farla viola. Però la faccio viola con questa carta qua. Con la carta che abbiamo usato prima, che ho messo qui. Scusate. Che dolore. Così. E poi facciamo il paraurti e questa parte qui neri. Allora, prepariamoci un po' di pezzi. Più Halloween che Natale. A me Halloween piace un casino. Prendiamolo per quello che è, una festa, insomma. Un po' per divertirsi. Perché tutte le volte che lo dico poi c'è qualcuno che mi dice: tu non conosci il significato? Sì, prendo quello che esattamente come sono atea e festeggio lo stesso il Natale. Insomma, mi prendo il bello. Voilà. Così. Allora, prendiamo questo, che è per la base. Poi, questa parte qui la facciamo in nero. Così li metto tutti insieme. Della carta glitterata, sì, in realtà ho un campionario, non so esattamente dove metterla, quindi non l'ho ancora comprata, ma arriverà. Ho scelto anche già i colori, vabbè. Così, questo è in nero. Il volante è questo anche in nero. Vero? Ah, questo è da mettere insieme. Quindi... perché così ci fa le righine. Allora, cerchiamo di sistemarlo e fermarlo con il washino, di modo che facciamo un solo passaggio. Così. Appena riaprirà Impronte, che è il distributore italiano per Mintai, riordineremo. Per ora, fino a tutto agosto, no. Tutto everywhere.
Poi, che cos'altro ci serve? Questo pacchetto lo facciamo dopo. Questi che sono rispettivamente sono quelli. Ah, ma c'è anche un altro pezzo. Questo pezzo lungo qua, che forse è qui e andrà rifustellato. Questo io lo farei in oro. Lo facciamo in oro opaco e poi lo rifacciamo così. E no, ma poi non so dove metterli. Capisci? La difficoltà mi nasce anche per questo qua. E poi dovremmo rifustellarlo anche in argento. Così. Allora, prendiamo il piatto e iniziamo a sistemare questa qua. Questo che vabbè, adesso non ci serve così grande, però, e poi questo lo ritaglieremo. Questi fiocchetti li fustelliamo nel dora, ma tanto non faremo i pacchettini. Vabbè, io li assemblo, quindi questi facciamoli pure qua. Così, questa è la barba, il corpo. Qui basta. Ok, vado. Mi mettete questa logistica dispersa. Allora, vediamo un po'. Dunque, qui, ecco, questo pezzo qui lo devo rifare in argento e anche le luci. Le luci, devo rifare questi due qua in argento. Non ce la farò mai a metterli insieme, quindi adesso ne taglio un altro pezzettino d'argento. Questi qui sono tutti gli avanzi che ho. Questo lo mettiamo lì, questo qui così, e iniziamo a vedere qua che cosa viene fuori. Montiamo la macchinina, poi vediamo il resto. Allora, non ti fa usare lo sconto della Fidelity? Ovviamente no, non si può, perché lo sconto della Fidelity non vale sui prodotti già scontati. E quindi ovviamente forse non vale neanche con i prodotti no, secondo me con i punti della raccolta dovrebbe funzionare. Con lo sconto della Fidelity non è possibile perché non si può applicare sui prodotti già scontati. Generalmente tutte le promo che facciamo non valgono sui prodotti che sono già in sconto. Quindi è per quello. Così, e questo lo mettiamo qui. Allora, prendiamo la base della macchina, che viola è fighissima. Poi abbiamo questi. Vi zoomo un pochino. Allora, questo qui è da mettere qua. E facciamo che incollarlo, però prima dobbiamo metterci questo. I punti dovrebbe, lo sconto Fidelity sicuramente no. E comunque qualsiasi altro codice sconto usate con i punti vanifica i punti e viceversa. È come quando facciamo le promo. Così, poi. E questo lo posizioniamo qua. Giuro che non ti perdo niente. Poi, questo qui è proprio subito lì. Ah, andava messo prima. Adesso l'ho anche un pochino sporcato, ma dovremmo riuscire. I punti dovrebbe farli. Allora, prova a svuotare il carrello e a rifare, perché probabilmente ti è rimasto memorizzato qualcosa. Perché i punti si dovrebbe riuscire senza problemi. Sicuramente lo sconto Fidelity no, perché non è proprio fattibile. Cioè, il sistema è stato settato che non funzioni così. Qua poi gli mettiamo la ghiera. Togliamo qui,
Toglio, poi ti tolgo anche quello, qua, perché sono già finiti, ma sì, ma potete ordinarli lo stesso, era un numero veramente indicativo quello che ho inserito, ne ho messi 100, ma così. Poi i due, questi qua, gli specchietti li facciamo neri perché è Halloween. Magari con la punta che può pescarlo, così e così. Avrei dovuto mettere un foglio bianco sotto, vero? Così. Poi le luci. Le luci dobbiamo mettere prima questi. Così lo dico. E le luci. Vedete? Adesso foil su foil mi farà un pochino dannare per incollarlo, però. Allora. E l'altro è qua. E la macchinina è fatta. Allora, aspettate che la clay mette tutto a posto. Così. Così. In realtà mi viene il dubbio adesso che i punti, adesso non ricordo di preciso, mi sembrava che i punti potessero essere però forse perché sono sotto la categoria bundle, forse non li prende per quello, potrebbe essere un settaggio corretto, e quella parte lì me l'ha fatta l'uomo del sito. Di solito tutto ciò che è promozione non è mai cumulabile, quindi potrebbe essere semplicemente per quello, però a memoria vi dico la verità che non ricordo. Così. Questi sono per i pacchettini regalo, che noi adesso non metteremo perché usiamo l'addon di Halloween. Ok, così. Il volante nero su nero, prima l'ho visto, ho detto ti metto poi qua. Ok. Allora, il volante io gli metterei un puntino qui e lo fermerei, perché forse coi bundle è settato di modo che non si possono usare i punti, perché sono prodotti già in sconto. Di solito, ecco, vedete che ho perso questo. Di solito, scusate, la concentrazione qua, così, giusto, ok. Allora, e questo lo posiamo qua. Dunque, vediamo un secondo che cosa c'è nelle don di Halloween. Qui noi abbiamo ancora un alberello, i pacchetti regalo e ovviamente lo gnomo dovremmo tagliarlo da qui, ovviamente. Aspettate solo che vediamo che cosa ci serve, perché qua nella don di Halloween abbiamo... Niente, montiamo lo gnomo e poi ci tagliamo tutto quello che c'è qua. Sì, può essere che non funzioni sui bundle, perché i bundle sono un prodotto particolare. Secondo me, sì. Secondo me sul prodotto bundle fatto così e scontato così non ve li prende. Se provate su altri prodotti che sono in offerta, se andate a vedere, adesso non mi viene in mente niente che sia in offerta, cosa può esserci? Tipo Moda Scrap che è in offerta al 50, lì dovreste poter scaricare, ma il prodotto bundle fatto in questo modo è un prodotto in offerta particolare e non prende nessun tipo di promozione, dovrebbe essere così. Sì, da domani Federica, da domani. Ho messo i bundle prima per avere più o meno un'idea di quanti dobbiamo farli. Gli usati, per esempio, grazie. Ce la posso fare, scusate. Allora, montiamo lo gnomo. Assembliamo lo gnometto. Allora, fotina. Non il cappello, perché ovviamente gli mettiamo quello da stregone che c'è di là, però qui abbiamo anche il cappello. Allora, questo è il corpicino... con il naso, no, direi che è il naso, la barba e il pompon che a noi non servirà, queste sono le manine e i piedini, perché altrimenti non si spiega perché ce ne sono quattro. Proviamo, la nostra collezione di Natale dei My Twill Tales avrà gli gnometti azzurri, stanno tutti i gnomi, mi piacevano. Allora, il corpo lo facciamo arancio.
come ci sta poi arancio lì sopra? Non è che magari è too much. Questo è un po' un mattone. Boh. Perché così viene il vestitino. Sì, 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 dai. Allora, tagliamo un pezzettino di questo. Aspettate che vi rimetto i bundle in quantità, che così non sembra che siano finiti. Aspettate. Non sono finiti i bundle, dicevo, cioè, 100 è stato un po' tanto, allora ho finito qualcos'altro. Allora, questo qui, questo poi dovremmo rifustellarlo a parte perché credo che sia il nasino. Questo, un pezzetto di bianco, possiamo anche usare il retro di questo, lo mettiamo qua, andiamo. No, ma infatti sono perfette queste fustelle per la release. Poi li vestiamo con i colori della release e siamo a posto. E bianco gli farei anche questi, però, intanto, che così sono fatti. Ok, andiamo. Mi sa che infatti quella lì è scappata. No, ce l'ha fatta, si è mossa dopo. Allora, questo, il pompon non ci serve, piedini e manine. E abbiamo il collo. Ah, vabbè, questo lo mettiamo al contrario, il naso semplicemente, non è un problema. Così e così. E questo fa tutto parte della fustella madre. Ok. Vediamo. Allora. Vediamo un attimo, se il cappello lo fustelliamo poi. Abbiamo la barba, che praticamente inizia già da qua. Dei piedini, manine. Questo è il naso, che poi gli mettiamo. Questi qui, questi non sono i piedini. Che cos'è questo? Allora, queste sono le manine, sicuramente. E queste sono facili, così e così, però qui non c'è abbastanza colla, così. Allora, queste qui sono le manine e siamo a posto. I piedini, ah sì, 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 sono loro, sì, così. Così, ok? Questo è il nasino. Adesso noi andiamo a prendere il cappello dalla donna. Qua. Il cui bustina Braguti finisce qua dentro. Poi cercherò di riassemblartele, ma ho paura di fare pasticci. Ah, oh, ma c'è anche il cappellino per il gatto. Allora, questo cappellino qua glielo facciamo, se ho un pezzettino di foil nero opaco sarebbe perfetto. Questo è nero normale, ho finito il nero opaco, no, c'è un pezzetto qua. Ah, il nero lucido, vabbè, facciamolo nero lucido, why not? Qui c'è un adesivo della Dura. C'era un pacchetto di sticker danneggiati che si sta spandendo. Allora, iniziamo a tagliare. Ah, beh, avrei potuto tagliare anche il gattino. Però poi il gattino gli faccio anche il cappello nero. Mi sa di sì. O al gattino lo facciamo di un altro colore. Facciamo arancio, vediamo. Così. Allora. Questo è da mettere proprio così, nel senso che la faccia dello gnomo non si vede. Esatto. Così, qui uno zinzinello di colla e mettiamo il nasino. Però il nasino è bianco così, no, il nasino va fatto nel rosa, se no, cioè,
Un pale, pale rosa. Vediamo che cos'ho. Allora, innanzitutto il nasino è qua. Vediamo se ho un pale rosa, un rosino che possa andare bene qua. Ah, guardate, ho un pezzetto di questo rosa qua che è perfetto. Voilà. Taglio, mi serve solo questo pezzetto. Questo qui è un pezzo della collezione dei Fluffy, che è perfetto, è rosa. Ed è fa anche tanto autunno, così fa un po' Padre Pellegrino Gnomo. Ripeto, gatto nero, ho inteso. Allora, lui è qua. Così. No, no, per carità. Niente rinoplastica, stai lì. Così. Allora, montiamo il resto intanto che ci serve. Allora, questo è il corpo. Allora, di qui non mi serve più nient'altro, quindi in realtà io adesso finché sono ancora in grado di farlo, prenderei la bustina di Giusy e gliela rimetterei dentro. Ci provo almeno. I pacchetti regalo non li monto, ma no, dai. Stiamo facendo la versione Halloween. Il tizio di esplorando il corpo umano. Che ricordi che hai sbloccato? Giusy, saranno un po' messe così le fustelle, ma adesso ti prendo anche quei due pezzi di visto che sono usciti. Tipo Amish, un po'. Allora, adesso recuperiamo tutto, non vi preoccupate. Così, cioè Giusy, non preoccuparti. Così, così e così. Questo qui sotto è l'addon di Halloween. Che adesso usiamo, finiamo di usare. Allora, così io ho qui da fare. Allora, il palloncino è fantastico. Allora, anche il fantasmino. Oh, ma il cappellino non è per il gattino, per il fantasmino, ma noi lo mettiamo anche al gattino. No worries. Ah, vedete che ha questo anche che non avevo visto. Beh, questo glielo facciamo assolutamente in arancio. A tutti e due, la fascetta e anche la borchia. Oh, anche le borchiette. Allora, fustelliamo un altro po' di pezzi. Qua un pezzetto di oro lo recuperiamo da qui. Così. Questi. Poi mi servirà. Il cappello nero lo mettiamo al fantasma, il cappello arancio lo mettiamo al gatto. Il gattino mi sembra di capire che bisogna farlo nero, cioè bisogna farlo nero nel senso che lo fustelliamo nel nero, non che lo sacaniamo di botte. Così il fantasmino in bianco, prendiamo un avanzino in bianco, prendiamo le forbici, così. Così, e questo lo facciamo dopo. Questo che è il bastoncino lo posso mettere qua. Vado. Poi mi servirà ancora un'altra fascetta per il terzo cappellino. Perché ci prendiamo una licenza poetica e mettiamo il cappellino nella progettazione. Ah, devo rifare questo. Nella progettazione era stato pensato per il fantasmino, noi lo mettiamo anche al gattino. Allora, facciamo così un secondo. Allora, mi serve una fascia nera e questo praticamente. Ah, c'è la base, c'è anche la fibbia. Io penso che metterò solo la base, quindi sì, adesso questi li devo rifare tutti. Così. Opla. E della fibbia me ne taglio tre.
e poi mi metto ad assemblare. Allora, questo qua. Vabbè, adesso potrei anche però tagliarmi il testone del palloncino. Sì, allora. Ciao, buon pomeriggio. Così, questo ne facciamo ancora uno, dicevo, e prendiamo un altro pezzetto d'arancio per fare il palloncino. Credo che a questo punto per gli occhietti si basterà tagliare un rettangolino, perché non c'è un pezzo che ci fa il retro. Che disordine, dopo metto a posto più o meno. Allora, è meraviglioso, così, così, togliamo questo, questo, vediamo un po' di mettere insieme. Ah, non ho tagliato il fantasmino? Sì, è lì, ok. Allora, metto solo via i vari pezzi qua, poi li sistemo, ma non voglio rischiare di perderne qualcuno. Prendiamo un retro bianco, che così vedete un po' meglio. Dunque, il gatto è grosso quanto il... anche per il gattino bisogna fare l'addon. Allora, dunque, iniziamo a mettere la fascetta sull'ognomo, sul cappello dell'ognomo. Allora, sul foil ci metterà un bel po' ad attaccarsi, quindi io adesso lo posiziono e lo lascio tranquillo. Metto anche un puntino di colla per attaccare la fibbia. La fibbia avrebbe anche la base, io in realtà ho tagliato proprio solo, cioè ho deciso di tenere solo proprio la fibbia. Così. Ok. Poi al gattino bisognerà fare il retro con gli occhi, qui c'è il fantasmino, anche al fantasmino bisogna tagliare un retro. Vediamo, gli mettiamo il cappello, poi ci preoccupiamo di tagliare tutto, tu sei così, tutti i retri, non vi preoccupate. Così. Uno zinzinello di colla lì e mettiamo questo arancio. E anche qui bisognerebbe mettere la fibbia. Una è qua. Scusatemi. Ah, vedi che è rimasta questa qui, per carità. Mettiamola lì. Questo gnomo è quello di Spellbinders. Ed è bellissimo. Ah, in realtà secondo me questo è un po' grande. E ho perso un altro, ho perso una fibbia, poi la ritagliamo nel caso. È enorme. Vabbè, lasciamolo così. Ma perché questa qui è la cosa, ho sbagliato. Questo affarino minuscolo qui è quello che fa da fibbia non riuscirò mai ad attaccarlo, che fa da fibbia a questo cappellino così piccolo. Sei veramente piccolo. Così. Ok? Ok. Lasciamo che si incolli un secondo, poi gli togliamo questo e gli andiamo a tagliare quello che serve per fare il retro. Gattino. Gattino, avevo tagliato il cappello in arancio per metterlo anche a lui. Non mi pare proprio esattamente contento di avere il cappello. Forse il cappello al gattino no. Però gli tagliamo un pezzettino di questo. Per fare il retro, per avere gli occhietti arancio, così, un po' meno, guardate un po', non abbiamo tantissimo spazio ai lati, quindi metto un pochino di colla sopra e sotto e dovrei riuscire a coprire bene. Avrebbe potuto essere anche verde. Verde. I micro sono un po' tanto piccoli, quelli sì, però insomma puoi anche scegliere di non metterli. Questo, su questo abbiamo bisogno di un
pezzettino un po' più grande. Ma tipo questo che aspettava proprio lì. Così, magari girato così, se è ancora un po' alto, ne tagliamo ancora un pezzettino. Allora, via questo, metto la colla qui, qui e qui. Così. Adesso sembra che pianga, ma vabbè. Ok, allora, il bastoncino del palloncino l'ho tagliato e chissà dove è finito, al limite lo ritagliamo se poi non lo trovo più. Quindi, in buona sostanza, sì, si potrebbe anche fare così, sì, solo che adesso io lo sto montando al di fuori di una card, quindi ovviamente non posso attaccarlo a terra, cioè a una base, capito? Solo per quello. Però sì, certo, ma sono bellissimo. Anche questo ci serve anche il bastoncino che abbiamo perso, come fustellato, o forse si sta nascondendo qui nero su nero, ma noi lo rifustelliamo. Cioè, che vedevo lì, è meraviglioso. Allora, prendiamo di nuovo questo e lo rifustelliamo un pezzettino. Ed è stupendo. Facciamo un altro sfondo, facciamo una un po' più alta di card. E facciamo lo stesso sfondo con i pipistrelli. Sì, un'altra timbrata. No? Aspettate che mettiamo via tutti i pezzi della fustella di Giusy. Che non essendo mia ho sempre un po' di patema. Mancano... No, c'è tutto. Ok. Le borchiette mancano. Manca la fustella delle borchiette. Aspettate, è vero che manca? Sì. L'ho presa prima e l'ho spostata. Al limite ti do un'altra fustella. No worries. Però l'ho vista prima e l'ho spostata e adesso non la vedo più. L'avrò buttata. Let me check. Giusy, tranquilla che di questa ce n'è ancora, quindi posso prenderla se l'ho persa. Mancano le borchette. Ah, eccole qua. Perfetto. Ho sempre un po' paura di usare le cose degli altri, però come vedete avendo ben ragione. Le embossing folder, non so quale intendi, ce ne sono diversi. Nel caso, quando poi riapri il trovalo per me, puoi fare il trovalo per me se vedi che non rientra con gli arrivi che pubblichiamo. Opla, a posto. Mal di testa, come ti capisco, ho fatto un periodaccio. Allora, attacchiamo questo, che ha un attacco piccolo. Vabbè, così. Lo lasciamo a testa in giù, così non corre il rischio di... Questi li spostiamo tutti qua. E adesso mi taglio un'altra base per una card, la facciamo un po' più alta. Vediamo qua. Sempre dal liscio, che così posso usare la stencil. Allora. Ah, non ho fatto gli occhi del fantasma, dopo glielo faccio. Allora, farei un sempre 4 1/4, che è la larghezza standard, però le farei un po' di più dei 5 1/2, anche se poi non saprei doppiarla questa card. Beh, posso farla 6, beh sì, posso farla massimo 6 pollici, no, proviamo a farla, beh, aspettate, tagliamo a 6, perché poi non la posso fare doppia, capite il dramma? Per Halloween sigilli, allora ci sto pensando, ho un paio di cose in mente, solo che non ho ancora avuto il tempo di sistemarle, ma vedrete che qualcosina tiro fuori. Ma sì, va bene anche 6 pollici. Poi gli mettiamo gli occhietti, il palloncino, sì, ok. Allora,
Riprendiamo lo stencil e sto giro, se fossi in forma, prenderei la stampuilla. La zucca sarà uno dei sigilli del kit, quindi siamo a posto. Allora, finiamolo così. Stencil. Facciamo nella parte alta. Riprendiamo questo e il mio distress che è qua. Sì, ma la zucchetta esce con i kit e quindi c'è già, siamo tranquilli. Allora, teniamo ben fermo. Magari lo stencil posso anche fermarlo, eh. Allora, vado un po' più decisa sulla parte sopra. Poi scemo come intensità, calo come intensità. Lo stencil, credo che sia un 6x8, sai? Sì, 6x8, quindi un 15x20 più o meno. Adesso mi pulisco solo le mani perché sono sporco di nuovo tutto. Potremmo anche poi provare a dargli una sfumatura, un pochino di colore, un pochino di viola magari, se madre si presta a cercarmi di nuovo le cose. Allora, poi decidiamo come mattare questa cosa qui, se mattarla o no. Mi piacerebbe comunque mattarla, quindi poi vediamo come fare per la base, tanto abbiamo quel centimetrino in più della cimosa, vediamo. Allora, sicuramente spessoriamo uno zinzinello. Fatemeli vedere, tagliamo un pezzettino di nero per questi occhietti qua. Scaple cose vecchie, quelle che sono arrivate fino a dicembre, sono tutte in sconto al 50%, fino ad esaurimento. Scorte, non nostro. Così, bellino lui. Allora, facciamo solo una prova di dove sistemare cosa. Lui è in mezzo ai pipistrelli. Poi abbiamo questa fustella di gnomi, l'ho riordinata, ritorna con le altre cose esaurite dopo che riapriamo, penso sicuramente, perché l'ho appena riordinata. Così, sono meravigliosi. E qui la timbrata. La timbrata potrebbe essere tutti insieme paurosamente, che non ci starà mai qui. Oh, scusate. Se io metto proprio al limite limite, siamo proprio al limite limite, ci provo lo stesso, la timbro subito col VersaFine. Proprio quanto più in qua mi è possibile. Puliamo. Buongiorno a chi sta arrivando adesso, mentre state facendo shopping per i bundle di Natale, noi stiamo provando le fustelle di Halloween, siamo completamente desincronizzati rispetto alla stagione, ma va bene così, desincronizzati lo siamo un po' sempre, un po' più, un po' meno. Allora, proviamo a creare a questo punto un paio di strati di spessore. Però se io metto questo qui, io ne vorrei mettere due perché proviamo così e sull'ognomo ne mettiamo uno
potete ordinare della collezione di Natale i bundle. Domani mattina vi metto ordinabili tutti i prodotti singoli. Così la macchina è un po' stortarella. Su questo panzerottino qua mettiamo comunque uno di questi. Così fa più spessori. Ah, questo faceva parte dei miei timbrini. Su una ruota sola non ci ho pensato. Sarebbe stato very nice. Qui ci mettiamo un pezzetto di striscetta di spessorato, perché questo gatto, a differenza del mio, che mi avrebbe consentito tranquillamente di usare un cerchietto, è smilzo. Così. E questo gli mettiamo, questo ne regge anche due di spessorati, sì. Vediamo. Tolgo la pellicola perché si attacca meglio e non corriamo il rischio che si stacchi. Poi, scusatemi, è un bel po' che qui non si glossa. Cioè adesso Roxana, ci sei? Qui è un po' che non si glossa, quindi probabilmente sarà otturato, se tanto mi dà tanto. Scusate, ma ho avuto una fitta alla schiena. Tutto benissimo. Allora, tu avrai bisogno di essere un po' aiutato. Così, vediamo. Prima, ok, perfetto. Prima sempre lì. Allora, poco, poco, poco negli occhietti del fantasma. Poi, qui abbiamo tanto spazio. Cerchiamo di non esagerare perché poi se si inumidisce troppo la carta viene una schifezzuola. Chiedetemi come lo so. Così. Spero di non aver. Adesso qui ci servirebbero degli attrezzi da cake design. No, questo non va bene, per togliere le bollicine. Le luci dell'auto. Le luci dell'auto sono già in foil. Faccio un pasticcio mai più finito se le tocco. Spero di non aver fatto pasticci qua. Gli occhietti del gattino, io ci provo un micro zinzinello qui, uno qui, sperando di non aver fatto pasticci. Ok, allora adesso dobbiamo decidere come montarlo. Guarda tutto il glossy che ovviamente mi sono portata in giro. Così, tra l'altro il glossy è una colla potentissima. Quindi se poi ve lo ritrovate sulle mani, tanti auguri, perché è veramente difficile. Allora, adesso questo che va lasciato asciugare ci va almeno una mezz'oretta con questa umidità, forse anche qualcosa di più. Sarebbe stato carino, l'ho detto e mi sono dimenticata, provare a fare un pochino di sfumatura violetta qui intorno, ma proprio poco, con un pennellino piccino, potrebbe essere questo. Potrei provarci un viola. Mamma, non è che vieni di nuovo a prendermi un colore? Che qua. Suma conciati parei. Sempre da lì un viola. O se no, guarda, forse questo riesco a prenderlo da sola. No, aspetta che questo riesco. Tanto va bene uguale. Facciamo prima una prova. Questo è quello di Altenew, va bene un qualsiasi viola. Vorrei solo provarlo prima per non avere sorprese. Beh, vediamo un attimo. Scrive tanto. Allora, noi non vogliamo un effetto così tanto. Allora, proviamo lì poco 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 poco.
In pratica sfumiamo con ciò che avanza sul pennellino. Scarico, scarico, scarico. Non farei più di così. Sono tanto ricchi di colore questi qui di Altenew. Adesso lo lasciamo qui sopra, non ci provo neanche a rimetterlo dove l'ho preso. Va bene? Poi dobbiamo creare la base per questa card, intanto che si asciuga. E proverei, allora, dato che ho già messo del viola lì, proviamo a vedere come sta se la metto direttamente sul nero. Io avevo preso un foglio intero. Ok. Ti piace? Sono contenta, domani vi faccio vedere tutto bene. Ok, potrebbe essere così. E se gli facessimo anche un'altra, ma non riuscirò mai a chiuderlo se gli faccio anche un'altra mattatura bianca. Certo che le due mattature insieme stanno benissimo. Potrebbe essere una card che non si apre. Il palloncino sta piangendo. Il problema è che quella lacrima lì rimarrà lucida. Pazienza. L'unica alternativa che ho e che potrei anche fare finché ho qui la fustella è di fustellarci un'altra faccina che non piange sopra, così magari contiene anche meglio i glossi. Adesso me ne va. Ho finito. L'hai vista la Morte Dance in Germania? Io voglio. Venerdì ti romperò le scatole che, cioè, mi lascerete lì alla reggia. Voglio un riadattamento di The Dancing Queen con The Dancing Death per la fustella di prima. Adesso finisco, vado di là, così mi faccio fare l'altra puntura e siamo a posto. Ecco, vorrei dirvi che l'unico altro che esistono altri modi per recuperare questi sfaceli, ma non si toglie alla congiuntivite, non si toglie il glossy rimane lì, vi ricorderà per sempre il vostro errore, la sbavatura, non perdona. Ma noi tacconiamo. Che vuoi che sia, cioè, come dire, ma veramente credi di farmi paura così? Guarda, watch me while I taccoon. Così. E che sarà mai? Adesso c'è un pochino di nuovo, però. Ah, va bene. Allora. Dunque, proviamo a fare queste due mattature, poi finisco, giuro che ora è. Un ragnetto, sì, potrebbe un pipistrellino. Adesso vediamo, intanto lasciamolo un secondo qua, di modo che io non possa urtare. No, devo misurarlo prima. La taglierina. Dunque, questa macchinina è la fine del mondo, comunque, volevo dirvi. Allora, tu sei 4 e un quarto per 6 pollici, anche più di 6 pollici, 6 pollici. Quindi la mattatura nera deve essere 4 e mezzo per 6 e mezzo. No, per 6 e un quarto. Poi, se voglio farci sopra la mattatura bianca, non potrà essere una card che si piega perché non abbiamo un foglio così tanto. No, Romina, tu ti prego, io da te con Morte Dancing mi aspetto tante cose perché ti faccio vedere. Adesso non riesco a prenderla. Ok. Lei fa skydiving, così. Così fa skydiving, così invece sta volando. Io la adoro, sono dei geni questi qua, maledettissimi geni. Allora, di qua invece mi serve un altro foglio che sia un pochino più grande e quindi vado a prendere un altro bianco. Che vedete, lo facciamo così, ovviamente non si potrà aprire perché questa larghezza qui così è già 6 e un quarto. Non abbiamo un 13 pollici a disposizione, che sarebbe il doppio giusto. Potrei unire due pannellini, assolutamente sì. Però possiamo anche lasciarla così. Potrei anche unirli a due pannellini. In realtà tagliati in orizzontale. Aspettate che prendo un foglio. Mamma, tu hai l'ora? Ah,
Ah, ok, no, ma è presto. È presto. Ok. Allora, abbiamo detto, ma tanto io non me lo ricordo. 4,5, 4 e 3 quarti e ne taglio due. Poi dovrebbe essere 6 e mezzo, su di una mi faccio una, ne faccio una, me ne taglio un centimetro in più per poterlo incollare uno sull'altro, quindi questo qui sarà 6 e mezzo. E questo qua invece sarà 6 e mezzo, facciamo 7, e così. E faccio una piega qui a mezzo pollice, che è la parte che mi servirà per incollare i due con mortadella. E Osvaldo rivisitato, stavamo giusto parlando di questa roba qui, cioè con le ali del gattostrello. No, vabbè, Romina, ti aspettiamo. Allora, questo lo rinforziamo un attimo così. Questi li teniamo qui. Allora, incolliamo questi due prima con un pezzettino di biadesivo. Le farfalline nere, sai che cosa ci metto? Una farfallina nera, dovrei averle qua. Allora, aspettate che non vedo bene, così. E non sono uguali, ma non importa, tanto qui adesso ci incolliamo. È rimasto sporco, tanto adesso il pannellino lo incolliamo qui, non vi preoccupate. Ho preso il Kleenex ed è in una posizione dolorosissima. Allora, questo va incollato qua. C'è va. Ah, perché forse ho fatto direttamente il pannello? No, certo. Ok, va bene. Incolliamo. Con molta attenzione. Così. E questo qui sopra. Così. Ok, vediamo se ho qui la fustellina della farfallina. Potrei averla messa qui. No, qui ci sono solo questi. Qua no, dovrebbe essere qua sotto. Aspettate che la cerco. Qui c'è la clip. Qui c'è una farfallina. Ci stiamo avvicinando. Qui c'è una farfallina. No, eppure le avevo qui. Vabbè, ne prendiamo una. Non succede niente. Allora, fatemi. Quindi non ho neanche Osvaldo. Non ho la farfallina lì. Adesso la prendiamo un secondo. Questa. Mi sono buttato un dito. Vabbè. Allora. Questa la possiamo fustellare in un pezzettino di foil nero a specchio. Sotto la bottiglietta c'è uno Osvaldo già fustellato, ma non è la fustellina. Chissà dove le ho messe le mie. Vabbè. Così. Qui c'è un retro di uno sticker che ho tagliato. Brava. Vabbè, non importa, la mettiamo qua. Allora, questa qui
Questa farfallina è la farfallina della collezione di gennaio dei Tales e ha la parte interna che si alza così, se volete, se no la potete lasciare anche piatta. Lo mettiamo come fiocchetto, too much, la mettiamo qua, la mettiamo lì che ci sta meglio, Cle. Absolutely. La fermiamo con un pochino di colla qui, così. Ed è fatta. Non starei ad aggiungere mini sfere o altro perché poi diventa veramente troppo carica. Le abbiamo fatto uno sfondo molto molto ricco in questo caso, perché comunque i pipistrelli occupano quasi tutta la parte, però sono quello stencil è meraviglioso, ce ne servono mille così, è proprio bello. E abbiamo fatto, quindi adesso sistemiamo un pochino qua. Così vi racconto le ultime cose e poi vado a riposare la mia schiena. Rimettiamo le fustelline nel pacchetto della Braguti, che è stata così, era questo il pannello tagliato, tutto bene, che è stata così gentile da prestarcele. Allora, oggi non sono proprio messa benissimo, quindi mi sono scelta una cosa facile, ci siamo messi a giocare con le fustelle della Spellbinders. In realtà volevo provare la Envelope of Wonders, che è la bustina che ha tutti gli add-on, peccato che io l'abbia finita, non me ne ricordavo più. Va bene, tutto a posto. E allora ho chiesto in prestito alla Braguti le sue fustelle della Morte Dancing, e in realtà, che si chiama Dancing Grim, in realtà. E in realtà mi ha anche detto, ho anche gli gnomi, ah, tu possiedi gli gnomi, va bene. E quindi abbiamo provato anche gli gnomi, la fustella base e l'addon di Halloween. Adesso poi vi faccio il prodotto contenitore. Ci sono tutti i pezzi, è tutto a posto. Ho usato anche il glossy, che è un po' che non usavamo, mica glossine, come mai? Ce lo riserviamo tutto per il December Daily. Allora, Spellbinders sono dei geni assolutamente del male. Adesso mi sono un po' pentita di non aver fatto la stessa cosa qua con il viola, perché ci sarebbe stato molto bene, ma non la tocco perché finirei per rovinarla assolutamente. Però ci sta molto bene. Allora, questa è la Dancing Grim, quindi la morte, che ha il meccanismo... la batteria. Che ha il meccanismo... voilà. Così. Che è il meccanismo che gira. Ed è bellissimo, tra l'altro. Romina, io l'aspetto con le ali qua, a cavallo di Sirius, io mi aspetto grandi cose, è stupenda, swinga, vabbè. E poi abbiamo usato la fustella degli gnomi che vi fa la base, ha la macchinina, ha lo gnomo, con l'addon di Natale, quindi all'alberello e i pacchetti di Natale, e poi abbiamo usato il suo addon di Halloween, ha questo palloncino meraviglioso. Questa roba fantastica, il fantasmino, il gattino, un po' slimmino, un po' magrino per essere Sirius, però insomma fa la sua degna figura. Abbiamo usato uno stencil della Picket Fence, che sono pipistrelli, potete usare qualsiasi stencil di Halloween per una cosa del genere, fare delle macchie di colore, usare una carta pattern che ci stia bene, insomma le possibilità sono infinite, potete fare delle tag, insomma sono deliziosi, si montano abbastanza in fretta, si assemblano senza grosse difficoltà. Questa è la farfallina salva ritagli. Abbiamo usato delle carte, queste qui sono le carte dei Tales, questa è quella di novembre dello scorso anno, questa è quella di, insomma, le carte, se volete vi metto i numeri, però insomma potete usare tranquillamente quello che volete. Abbiamo riusato il glossy, questo è un nero, il black suit. Ah, se gli metti la molla sotto, è fantastico. Sono bellissimi, mi piacciono molto, sapete che a me piace molto Halloween, quindi insomma mi piace giocare con le cose di Halloween. Quest'anno abbiamo iniziato prestissimo con Natale, quindi anche Halloween. Allora, adesso cerco di farvi il prodotto contenitore di questi due. I prodotti che sono finiti di questi sono ordinabile anche la Envelope of Wonders, e sul sito tra le novità trovate i tre bundle della collezione di Natale, la storia di Natale in cerca di nome, che vi presento ufficialmente domani mattina. Abbiamo già pubblicato i bundle, così abbiamo più o meno un'idea di quanti ne dobbiamo fare. Sono tre bundle, uno con tutta la collezione e la fustella, uno con tutta la collezione senza la fustella del trattore, e l'altro che ha semplicemente la ceralacca, quindi due sigilli e le sfere di ceralacca. La vediamo domani nel dettaglio, live semplice, perché come dicevo con la schiena sto conciato ancora un po' male, ma secondo me domani starò decisamente meglio. La busta, eh sì, quando torna sì, mi piacerebbe molto, la volevo fare oggi, ma
questo piccolo dettaglio che avevo finita. E ci vediamo domani mattina, sempre intorno alle 9 per la presentazione della collezione. Intanto potete ordinare i bundle che sono a disposizione. Se dovessero finire il numero che ho inserito a sistema, state tranquilli perché tanto è un numero ipotetico, nel senso che li facciamo su richiesta fin tanto che valida l'offerta dei bundle. E basta, credo di avervi detto tutto. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Ciao ciao!